Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro caro Pezze, conosciuto anche come Auron the Guardian 98, e sono tornato! Sì, sono tornato. Oddio, che lag! Sì, sono tornato su questo mondo a cubetti che, Dio mio, lagga di brutto. E sì, sta laggando perché sta creando il mondo. E sono tornato qua a fare video con un nuovo PC. Sì, ho comprato il vecchio PC di Sorre, che è andato a sostituire il mio Carbonella 2000. Adesso possono girare anche delle mod. E perché sono qua? Sono qua per fare una piccola serie su questo fantastico pacchetto di mod, detto anche Hexit. Gentilmente offerto dalla Technic Launcher, ci permetterà di sperimentare un'esperienza simile al GDR. Allora, molte delle mod che ci sono in questa... non in questa Tinker, in questa Hexit, ci sono... state anche già in vari video, anche che ho visto o a cui ho partecipato, tra cui una molto bella che è la Tinker, la Tinker, sì, Tinker, Tinker, insomma la Forgia, e niente, spero di divertirmi e di farla durare. Questo pacchetto Hexit è praticamente un pacchetto con varie mod e vari oggetti ispirati al GDR. Abbiamo all'interno la Chocobo Quest, la Chocobo, Chocolate Quest, abbiamo se non sbaglio anche la Twilight Forest e una cosa con dei portali, ma cosa ancora più figa, abbiamo la Tree Feller. Come abbiamo visto ci fa fellare gli alberi. E dunque, cosa dovevo dire? Ah sì, sono tornato a fare video, ho avuto dei problemi con registrare, infatti questo non è il primo video che provo a caricare, ma a causa di problemi personali non sono riuscito a caricare il resto. Ho molto da fare in questo periodo, sia per la scuola che ci tratta come degli schiavi negri, sia per varie cose in casa, motivi di salute, di parenti e così. Non sono riuscito a caricare altri video e ovviamente, come avete potuto vedere, l'attività di Sorre, Kitto e compagnia bella si è interrotta molto bruscamente per passare al gaming nudo e crudo. Mouse mio, inizia a deludermi, eh? Non facciamoci brutti scherzi. Che non sono in vena di scherzare, eh? Minaccia il mouse a parte. Ogni tanto in questi video dovrò interrompermi per qualche minuto in cui stopperò il video e riprenderò. Questo perché, come ho detto, parecchi impegni e registro tra un buco e l'altro. Credo che tra poco cambierò le pile al mouse cordless. E vabbè, guarda caso uno di questi impegni sta per chiamarmi. Torno subito. Eccomi tornato. Scusate il fiatone, ma sono andato a prendere le pile a casa di Dio per il mouse. Ok, ci sono. Stavo dicendo, More Survivor, bla bla bla, dungeon, e come vedete dalla redstone lì e dall'oro lì, i minerali grezzi si possono trovare alla cavolo, totalmente alla cavolo. Prendiamo il legno finché possiamo. Dopodiché iniziamo a scavarci un buco. Già, scaviamo buchi. Come ogni inizio di Minecraft. Pallosissimo. E super lag, perché con super lag vinci sempre. Come potete vedere abbiamo anche nuovi animali. Tu pecora sarai la mia prima vittima d'abusi. Tu e il tuo piccolo branco. Ah, quindi non vuoi morire così, eh? Bene, nella mia chest c'era anche un piccone. A picconate. Tu? Pure tu, una lugubre morte a picconate. Lugubre, perché ho detto lugubre? Un'orrenda morte di picconate. Mangiamo una mela, visto che il cibo ce l'abbiamo. Io uso la... ti prendo subito questo. Io uso la chest iniziale più che altro per pigrizia, perché almeno ho un breve starter che mi aiuta. Ma ti sembra modo di laggare? Mouse. Mouse.
Non mi mollare adesso! Credo di aver preso una pila più scarica di quella precedente. Forse dovrò andare a sottrarne una alla mia piccola sorellina, che di sicuro ne ha. Sì, vado e torno. Ok, mi sembra di essere tornato ai tempi del Game Boy in cui andavi a saccheggiare la casa in cerca di pile per il tuo fantastico Game Boy. E sì, ho trovato le pile. Sono riuscito a far funzionare il mouse, si spera. Questo dovrebbe darmi pietra. Invece no, serve solo illudermi. Forse però è meglio fare una cosa intelligente. Scavarsi un buco nella roccia da cui poi all'esterno faremo casa nostra. Per cui è meglio trovarci su quest'isola. Ah, che bell'isola però. Guardate nella mappa. Mappa. Eccoci. Qua notiamo subito una nave dei pirati. Iniziamo a vedere un po' di marchi. Non fate conto a come scrivo. Qua. Coso grande pieno di case e neve. Qua abbiamo già un'isola degli slime. E cos'altro? Non vedo nessuna battle tower, il che mi intristisce molto. Ma ci arrangeremo, magari troviamo qualcosa di bello nell'isola. Pronti? Si torna! Allora, ecco, sistemiamo gli occhiali. Tu, lì c'è una gratta, una gratta. Non mi interessano le gratte per ora. Qua si potrebbe, ma troppo poca terra fuori casa. Non mi piace l'acqua davanti a casa. Quindi io direi di arrampicarci. Sì, arrampichiamoci. Eccoci qua. Cominciamo già a spaccare di brutto, letteralmente. Tac, tac. Olè. Ah, ma qua mi sembra che la luce inizi a variare. Mouse, non tradirmi. Dimmi che è stata una mia disattenzione e ti ho colpito duramente. Ok. Tu smetti di aggarmi, altrimenti mi innervosisco. Ah, ma un'isola che continua. È davvero grosso il grande coso bianco, nevoso, pieno di case. È davvero immenso, enorme. Mouse! Mi tradisci perché fino adesso non hai fatto sti scherzi. Cosa ti prende, piccolo? Ti senti in imbarazzo perché stiamo registrando? Do? E oi? Eccoti. Lag pazzesco. Ma perché mi fai tutti sti schifezze adesso? Va bene che tu e Fraps non andate d'accordo perché per via di conflitti passati, ma oh, qua sarebbe bello, ma ci tengo la mia vita. Oh, ecco qua, il primo oggetto interessante. Vedete quella specie di topolino azzurro? Adesso non sembra tanto, così sembra più topolino. È uno dei materiali principali della mod, ovvero Lexical Essence. Serve per fare dei set di armatura molto, 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 molto fighi. E qua abbiamo una spiaggia. Andrei sull'altro lato che c'è più sabbia e mi costruirei lì la mia base. Ecco qua. Morire all'inizio non è il mio passatempo preferito. E eccoci qua. Qua c'è una bella grotta. Qua abbiamo tante piante. Se state sentendo il mio cane sbraitare è perché hanno appena suonato la porta. Se vi dà fastidio, avvisatemi che lo faccio sopprimere. No, scherzo, povero cane. Ok, questo qua sarà il posto. Sì, mi piace. Non è vero, fa cagare, speravi in un posto migliore. Qua non mi resta altro che farla qua. Ecco
Già. Oh, diamanti. Come vi dicevo, gli ore si trovano completamente random. Non mi resta che fare un buco in un muro qualsiasi, poi magari qua la amplio, ci faccio una casa. Magari elimino anche il rumore degli scheletri, che comunque abbassa il valore dell'immobile. Faccio un breve corridoio e trovo già la merda. Fantastico. Oh, fantastico. Prego, basta regali. Ecco, trovo anche l'inutile stone. Io la chiamo inutile stone perché è totalmente inutile. È una cobblestone bianca che serve solo per fare... neanche oggetti. Per fare pavimenti e blocchi molto faighi, però... Francamente, ora come ora è l'oggetto più inutile che posso trovare. Dopo il signor Dirt. E vabbè, io direi intanto di fortificare qua. Allora, prendiamo tutto il legno e lo ritrasformiamo perché tanto il carbone ce l'abbiamo. Facciamo una crafting table avanzata. Una crafting station. Prendiamo la crafting station. Prendiamo delle torce. Attacchiamo le torce. Prendiamo la crafting station. Una bella porticciola. Come vedete il mouse fa schifo. Si esce perché io le porte le voglio così. E si chiude. Perfetto, noi siamo al sicuro. Loro staranno là fuori a struggersi della nostra sicurezza. Ci facciamo una bella arma avanzata, tra le mie preferite, ovvero la Giant Sword, perché io sono il favorito. Non è vero, io faccio cagare. Prendiamo questo e facciamoci un picco... Che pirla devo fare, gli stecchini. Un piccone e una pala. Più avanti useremo la Thinker. E per gli oggetti non avremo più bisogno di questa roba. Come vedete tanto disordine e non me ne frega un puffo. Abbiamo una Necromicon Page che a quanto pare è una parte della mod delle reliquie di cui adesso assolutamente... Surprise, motherfucker. Ecco, il bello della Giant Sword è che può completamente bloccare le frecce dei nostri cari amici scheletri. Bene, direi dunque, visto che siamo qua, di fortificare questa zona. Con fortificare intendo piazzare oggetti a caso pur di ottenere una pseudo parete. Eh già. È così che si fortifica alla mia maniera. Qua prenderemo il ferro, ma nel frattempo prolunghiamo la parete. Waiting for ferro. Sì, sarà la nostra riserva segreta di ferro. Tu ti riempi, tu verrai distrutto. Mangiamo due mele. Che palla è il primo giorno. Cioè, non posso farvi vedere le potenzialità di questa mod. È un... L'inizio so che è sempre stato da eoni fallosissimo, ma certe volte vorrei movimentarlo un po'. E boh, per ora abbiamo un buco di culo come casa, come vedete. Però quando dicevo buco di culo non intendevo... una latrina. Cioè fa... Questo arriva al centro della Terra. Ah no, vedo il fondo. Vabbè. E cosa sto dicendo? Buco di culo. Questa zona, sì, potrei sfruttare il fatto che qua c'è una cavità. Qua. Direi di radere al suolo anche il dirt. Mettere un bel torcione lì su. Che mi ha risvelato un buco, non voglio ragni piccoli in casa mia, perché qua spawnano che è una meraviglia. Allora... Facciamo una bella cosa, adesso la rimetto un po' a posto e poi vi avviso. Ok, ho finito i lavori, praticamente ho fatto una piccola stanza qua. E ho ripulito tutto, il pavimento come vedete è ancora molto variegato, sistemerò le cose, qua abbiamo il carbone, ma bla bla bla. Direi subito di procedere alla creazione...
del regaletto. Sì, chi è la porta? Oh, buon salve! Le sembra il modo di entrare in casa altrui? Ecco. Comunque, stavo dicendo. Il regaletto. Vado a posizionare il regaletto. Qui. Mi piace. Dunque... Oh, tranquilli, gli zombie sono fuori, gli scheletri sono fuori, tutto fuori. Una bella doppia coppia di fornaci, perché una fornace in più fa solo bene. Questa è la mia disposizione della fornace. Qua farò i vari modelli della Thinker, per cui tac, tac, tac. Qua sotto ci metterò altre robe. Abbiamo finito di far casino? Oh. Ora vieni qua e ti giustifichi. Non è possibile di fare tutto questo casino a quest'ora di notte e di... ormai di giorno. Ma basta. Basta. Ecco. Allora, qui abbiamo un letto e su. Dovremmo andare a fare pulizia. Comunque, volevo farvi vedere una piccolissima particolarità con una fornace. La rotter flash non è più inutile, in quanto se bruciata, combusta, ci dà qualcosa che vedrete a breve. Allora, bolletto, poi abbiamo le chest. Le chest, le chest, le chest. Chest la vie. Mettiamole per forza qui. Per ora ne facciamo solo due e degli oggettini fighi che vi farò vedere. Voilà. Non nulla. Vediamo un po'. Non mi ricordo più come si fanno a guardare la guida. Intanto devo ancora... Allora, questo... Ah, giusto! Vi farò vedere l'inizio della Thinker Mode. Si chiama così. Ecco qua. Parte tutto dal blank pattern. Cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo bisogno di una crafting table. Per fare la tool station. Un blocco di legno non lavorato. Per fare la stencil table. Una chest. E altri pattern. Per fare... la pattern chest. Poi... abbiamo bisogno di un pezzo di legno non lavorato. Prendiamone uno a caso. Qua si prende questo, si prende quest'altro e abbiamo il part builder. Ora ci mettiamo tutti sti belli oggettini qui e iniziamo a posizionarli. Questo qua, ok, questo qua, ok, questo qua e questo qua. Ora vi farò un rapido mini tutorial su come creare gli oggetti. Prendiamo un pattern. Andiamo al coso di creazione e posizioniamo il pattern. Che ne so, il tool rod è la base di molti oggetti semplici. Creiamolo. Poi si va qui, si seleziona il pattern e si seleziona il materiale di cui farlo. Come vedete, non tutti i materiali possono essere usati, mentre all'inizio molto valido è l'osso. Qua abbiamo le caratteristiche, la durabilità di base, l'handle modifier non so cosa sia, il mining speed e il mining level, e l'attacco. Noi lo preleviamo e ci danno anche l'oggetto che ci permette di ripararlo, in questo caso bone meal.
quindi doppio guadagno. Inoltre, siccome abbiamo posizionato vicino alla pattern chest questo oggetto, possiamo posizionarlo. Qui. Ora andiamo a prenderci un altro scheletro, che io so che voi siete qui, ma non volete farvi vedere perché siete timidi. Ne avevo visto uno la notte scorsa finire verso di qua. Bla 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 bla, dove sei? Dove sei? Dove sei? Se ti trovo poi t'accoppo. Vedete anche ragnatele ovunque, il che è vantaggiosissimo per lo spago. Anche se più avanti, appena troveremo le prime battle tower, pregheremo per non trovare più spago, talmente ne avremo. Anche se qua, con gli oggetti che possiamo creare, lo spago non ci fa mai schifo. Se tanto che ci conviene fare un buco nel muro e posizionarci una porta. Una bella porticina. Voilà. E sì. Eccoci qua. Clac. No, non è uscita come volevo. Mi sa che devo fare sto scorpio. E infatti devo fare sto scorpio. Sento scheletri, sento zombie. Ah no, guardate. Ossa. Ole. Sì, le ossa possono essere minate adesso. Come un qualsiasi materiale. Sono anche piuttosto fragili. Beh, detto ne sono ossa. Ma fa niente. Chiudiamo. E andiamo a creare il secondo blank pattern. Andiamo a creare ciò che ci serve. In questo caso faremo un'accetta. Io però vorrei trovare qualcosa di migliore per la appunto dell'accetta, per cui scaveremo tutta questa gravel alla ricerca di un po' di flint. Eccoti qua. Poi riaggiusterò il pavimento. Poi. E dove ero rimasto? Part builder l'avevo preso, andiamo qua. Prendiamo l'axe, prendiamo il flint, che come vedete ha meno resistenza, ma più attacco, più velocità di mining, stesso livello, e meno handle modifier, secondo me perché è meno impugnabile. Lo si preleva, dopodiché si ripone qui, perché siamo gente ordinata, e si va alla creazione. Si seleziona qua tra tutti gli oggetti, vedete che abbiamo diversi tipi di armi, anche gli archi. Persino queste che funzionano, mi sembra persino come fornace, prima o poi la creo. E addirittura questo. Cioè, un cartello per picchiare e questo che serve per cisellare. Allora, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, prendiamo il Bone Tool Rod, la Flint Axe e abbiamo un'accetta con durabilità 171 e 3 modifiers. Cosa sono i modifiers? Modifiers non sono altro che delle semplici aggiunte che possiamo fare così. Mettiamo un oggetto, qua per esempio mettiamo un modifiers, che ne so, call, ma il call non fa nulla. E questo ci permette di aggiungere effetti racchiusi in questo libro, Materials and You. Qua ci parla di tutti i vari oggetti, qua di tutti i vari materiali. E infine delle leghe e qua, semplice, abbiamo il diamante, smeraldo, la moss. Sì, insomma, puoi fare tante cose con questo, molto figo. E niente, questo è come crearsi un'accetta che funzionerà, credo, come le altre. Boom! 100% del risultato. Successo assicurato. Prendiamo il pane, mangiamo. Ripariamo un pavimento. Grazie. E niente. Credo che per questa puntata sia abbastanza, la solita pallosa
puntata d'inizio. Dalla prossima volta credo che, senza registrare, mi porterò un po' avanti, in senso mi organizzerò un po' meglio e comporrò tutto, metterò via la roba. E già da domani partiremo all'avventura. Qui è Auron the Guardian. Ciao a tutti!